L'isola dei famosi, cosa è accaduto a Gio Cascasella? Sempre più novità e accadimenti straordinari all'isola dei famosi, video. Archiviato, per quanto riguarda il reality, l'affare droga relativo a Francesco Monte e alle accuse piovutegli addosso da Eva Anger, altri scoop e situazioni particolari sono accadute nell'ultima puntata in Cancelletto Honduras. Come al solito anche questa edizione del reality condotto da Cancelletto Alessia Marcuzzi non si sta facendo mancare veramente niente. Andiamo a vedere cosa è successo nell'ultima puntata del reality, protagonista assoluto senza ombra di dubbio Gio Cascasella. Gli accadimenti dell'ultima puntata. Era la serata dell'esperimento di Gio Cascasella, video. Sull'ipnosi, il mentalista ha perfettamente portato a termine la sua prova con una modella d'eccezione, Francesca Cipriani. Tornati entrambi dal momento dedicato all'ipnosi hanno ricevuto la notizia della ricompensa, questa si è concretizzata nell'aver ricevuto della pizza, ne è toccata un pezzo per ogni concorrente. Francesca Cipriani quasi posseduta ha incominciato a baciare in maniera sempre più pressante Gio Cascasella ringraziandolo per averle fatto passare alcune fobie che la donna aveva, una su tutte quella di prendere l'aereo. Il bacio è stato talmente coinvolgente che anche dallo studio si sono chiesti se la ragazza fosse stata ancora sotto l'effetto dell'ipnosi. Le sorprese non sono finite lì, anzi il grosso doveva ancora arrivare. La novità negativa ha riguardato ancora Gio Cascasella, per questo in precedenza parlavamo di assoluto protagonista della puntata, a cui è stato intimato di lasciare il Cancelletto Isola dei Famosi per motivi inerenti al suo stato di salute. Intervenendo dallo studio Alessia Marcuzzi ha spiegato al naufrago le motivazioni di questa decisione, il medico ha affermato che a Gio Cascasella occorre riposo, cosa che non può fare rimanendo sull'isola. Il concorrente ha replicato a tale decisione sostenendo fortemente di voler rimanere e di non voler lasciare per nessun motivo il reality. La Marcuzzi ha detto che non dipendeva da lei e che la decisione presa va esclusivamente verso la salvaguardia della salute del concorrente. Dopo un conciliabolo interno alla produzione si è presa una decisione che ha cercato di andare incontro alle richieste di Gio Cascasella e allo stesso tempo di non danneggiare la sua salute. Al naufrago è stata concessa l'opportunità di rimanere nel gioco, tutti gli accertamenti necessari li effettuerà in Honduras e, se tutto sarà a posto, potrà tornare in maniera permanente sull'isola.